Buongiorno a tutti. Anch'io voglio esprimere dei ringraziamenti soprattutto per l'invito e la fiducia che mi è stata accordata. Se Don Franco ha detto che era emozionato, io sono emozionata due volte, perché appunto a vedere la sala, l'invasione, la presenza così numerosa e attenta vostra, il momento storico che stiamo vivendo, ma anche il fatto che per me è sempre un ritorno a casa, quello di quando vengo in questa facoltà, no? 20 anni fa ero qui studente e allora mi trovo davvero a casa e la fiducia e l'amicizia di questi anni ci accompagnano sempre, soprattutto la riflessione insieme. Don Franco ha già anticipato parecchio sul versante del silenzio, ma ha già fatto qualche entrata nella parola. Io farò altrettanto, perché comunque sono due realtà che non si possono scindere, come anche il Papa ci ricorda nel suo messaggio. Noi abbiamo bisogno di parole, Don Franco l'ha detto, abbiamo bisogno di parole, siamo sommersi dalle parole. Pensate alle parole dette, alle parole urlate, alle parole stampate, alle parole che leggiamo, alle parole che non diciamo, a quelle che ci vengono dette addosso, magari dette dietro alle spalle, no? Per cui davvero viviamo in questo bisogno di parole e siamo sommersi dalle parole. Il messaggio del Papa è un messaggio che per la prima volta si rivolge a tutti, non ci sono gli addetti ai lavori, ma si rivolge a tutti, per cui siamo tutti coinvolti. E la vita è un contratto con le parole, noi camminiamo con le parole dal mattino alla sera. Ci seguono sia quelle giuste che quelle sbagliate, sia quelle che dividono, sia quelle che separano, quelle che vorremmo dire e che non riusciamo a dire, quelle che diciamo e che non volevamo dire. Per cui davvero la vita ci porta in questo. Ma oggi constatiamo davvero questo contrasto tra il silenzio e la parola, ma anche tra il rumore e la quiete, come già bene ci ha detto Don Franco. E la parola davvero sembra confondersi in molte altre parole, essere il silenzio soffocare tra le parole. Per cui una constatazione che viene fatta anche a livello culturale, a livello proprio di presa di coscienza del mondo in cui siamo, una notizia di stamattina sul web, di come forse a causa di uno svuotamento della parola, di uno sradicamento della parola, aumenta una violenza che è senz'altro la guerra infinita, sotto l'etichetta mistificante così dello scontro di civiltà, del terrorismo, ma anche davvero una violenza che è scatenarsi nell'aggressività nella vita quotidiana, persino nei rapporti infrafamiliari, per cui pensate anche a quanta violenza possiamo davvero avere nelle nostre parole. La notizia di stamattina era che un uomo di 52 anni a Lecco è stato ucciso perché non aveva sistemato bene il computer, allora l'hanno ammazzato dopo avergli detto un po' di parole. Per cui questa violenza sembra davvero perché questo, no? E perché il Papa ci fa questo? Cioè Don Nanni, forse sì, diamo la parola a Don Nanni. Perché questo messaggio? In fondo il Papa ci invita a ritrovare la parola e il silenzio, non in contrapposizione tra di loro, ma davvero in sintesi, perché il Papa dice sono entrambi e sono tutti e due momenti di un cammino di evangelizzazione, per cui dobbiamo riscoprire il silenzio e la parola in questo reciproco rapporto profondo e abbiamo bisogno di imparare nuovamente a parlare e anche di imparare a tacere. Per cui la sfida è senz'altro una sfida educativa. E quando mi preparavo mi sono trovata di fronte a un campo molto grande, perché quando cominciamo a parlare della parola, senz'altro la parola parlata, ma c'è la parola scritta, la parola del cinema, la parola stampata, la parola che va nella rete adesso anche.
e mi sono detta che cosa faccio, non è possibile prenderle tutte. Allora la necessità è stata davvero di limitare il campo, ma poi la disponibilità davvero con voi alla fine di poter davvero dialogare e anche chiedervi davvero le integrazioni, le correzioni di rotta, le visioni diverse che davvero possono intervenire in questo campo. Per cui su due linee ci muoviamo, la parola coincide con la pienezza dell'essere e realizza la giustizia. Per cui la pienezza dell'essere è la sua parola e questo implica una risposta di responsabilità, perché noi dobbiamo usare la parola come risposta, perché qualcuno interpella, qualcuno chiama, qualcuno chiede, ma anche noi dobbiamo chiedere e cerchiamo delle risposte. Ed è una parola che nella pienezza davvero può restituire la parola e nello stesso momento può farsi voce e farsi parola di chi non ha in quel momento possibilità di avere la parola. E quindi mi sembrava che potessero essere due linee su cui potevamo muoverci come incontro questa mattina. E alla fine arriveremo nuovamente al silenzio. Poi vi lascerò il pollice, c'è anche questa frase molto bella di Jean Piton che dice che davvero la parola sorge dal silenzio e al silenzio ritorna. Qui velocemente dovremmo, ma non lo facciamo, abbiamo tutta una vasta produzione di ricerca e di studi accademici riguardo alla parola. Vanno dall'oralità, dallo studio sulla lingua, linguaggio, la scienza, verbale, la pragmatica. L'importante è capire che davvero il servizio della parola sembra un atto naturale come il camminare e poco meno del respirare. Però oggi gli ultimi sviluppi recenti della linguistica impongono davvero un approccio alla lingua e al linguaggio molto più realistico. Un approccio che tenga conto davvero del contesto in cui avviene la parola e in cui si realizza davvero il discorso e l'incontro delle persone che parlano. Per cui parliamo di una pragmatica comunicativa, di un agire comunicativo. E allora l'essere umano è tale perché parlando, parlante, è abitato dal linguaggio. E senz'altro ci serviamo di molti gesti e di molti modi per comunicare, i gesti, i sensi, abbiamo visto adesso il silenzio, ma mai come la parola è fondamentale per la persona. E Walter Ong, uno degli studiosi sul linguaggio, dice che davvero ovunque esistono esseri umani, essi hanno un linguaggio e sempre si tratta di una lingua parlata e udita. Per cui nella comunicazione verbale, in quello che noi diciamo, si riflette tutto il nostro essere, tutta la nostra vita. Le idee, i sentimenti, il vissuto, l'immagine di sé, i valori. Provate a fare un check-up nella vostra check-in, nella vostra testa e vedere davvero come usate la parola, quanto la parola vi serve per esprimere idee, sentimenti, come sto, come mi trovo. Provo dolore, provo gioia, i valori in cui credete, l'immagine di sé, come vi sentite, come vi trovate. Per cui è nella manifestazione dei pensieri, in questo scambio, che noi ci, come persone ci incontriamo, ma tante volte possiamo scontrarci, possiamo allontanarci. Per cui è nell'universo del significato che noi diamo alla parola che si gioca questo intreccio tra di noi, delle relazioni, si gioca come noi interpretiamo il mondo e si gioca come noi organizziamo la nostra esistenza. Per cui ciascuno di noi è anche, ed è la sua parola. E penso che osservando semplicemente lo stile comunicativo non si fa fatica a cogliere, no? Se siamo autentici, ambigui, miti, pacifici, autoritari. Provate solo a ricordare, a fare una
rewind indietro al momento dell'incontro che abbiamo vissuto prima di entrare in questa sala. Non ci conoscevamo, ma dovevamo cominciare a interagire, no? Allora, l'unico mezzo era la parola, ma penso che guardandoci anche al di là di, o da lontano, ascoltando i volti, uno poteva già definire, abbozzare come poteva essere una persona. Posso avvicinarmi bene, posso avvicinarmi con cautela, ma forse conviene che sto lontano, no? Perché davvero anche come parliamo, veniamo osservati dal nostro parlare, diamo delle comunicazioni, diamo dei segnali. Per cui la persona è impensabile che possa pensare al di fuori di un contesto verbale, perché i pensieri, fino a quando non vengono detti, non davvero non esprimono la persona e non dicono davvero quella che è. Per cui tra il nostro essere, il nostro dire, dovrebbe esserci quella che è l'autenticità, la corrispondenza. Il fatto che io posso davvero dire, ma nello stesso momento c'è in me l'autenticità dell'essere, di quello che dico. Ma poi, concretamente, anche Don Franco ce lo richiamava, non sempre così, perché davvero scattano altre dinamiche. Da sempre gli uomini si sono allora incontrati nella parola, e la parola esiste come suono, come canto, come espressione, ma avviene sempre in un luogo di compresenza, in un luogo che è abitato, investito da una condivisione. Per cui la parola è plurale, si indirizza sempre a qualcun altro, sollecita un coinvolgimento, una partecipazione, una presa in carico, una risposta. E la risposta è sempre una parola di riconoscimento. Se andiamo a rileggere nella Bibbia il momento della creazione, in un momento, in un tempo in cui fino ad allora era risuonata la voce di Dio che creava e diceva la luce sia, sia la notte, sia il giorno, siano le cose, la prima parola che l'uomo pronuncia è proprio davvero il riconoscimento dell'altro, riconosce Adamo, riconosce la donna. Per cui la parola, la prima parola che viene detta nella Bibbia è proprio una parola di riconoscimento. E il Cardinal Vettori dice proprio questo: la sostanza prima della parola dell'uomo è la sua capacità di creare relazione e di muovere verso la comunione. Per cui la parola rinvia un incontro, rinvia una presenza, un dialogo. E pensate a quanti dialoghi facciamo noi nella nostra giornata. Può essere nello stesso tempo una cosa facilissima, ci incontriamo, ci salutiamo, dialoghiamo, però nello stesso momento a volte questo dialogo è molto pesante, si fa molto complesso, estremamente difficile. Senz'altro nasce in un contesto di incontro e il dialogo suppone sempre l'accettazione, il rispetto, la tolleranza, la lealtà, la voglia di capire, di comprendere, ma anche di farsi comprendere, di farsi incontrare dall'altro. E penso che per noi, che per la gran parte viviamo in ambienti interculturali, di presenza di varie culture, di varie lingue, questo è sempre il terreno su cui ci giochiamo, su cui ci incrociamo. Quanto di noi che diciamo viene magari malinteso, frainteso dall'altro, non capito, non compreso, e quanto l'altro che vuole comunicarci magari non riesce a dire. Per cui ci vuole una estrema pazienza e un'estrema davvero umiltà di lasciare che davvero l'altro parli e aspettare che anche l'altro abbia questa dose di attesa e di lasciare che davvero io possa incontrarmi e possa dire, spiegarmi. Per cui anche a livello sociale, ne facevamo accenno prima, il benessere o il malessere individuale si gioca proprio sulla qualità del dialogo. Cioè, quanto spesso reagiamo alle parole, quanta autenticità, quanta verità, quale significato diamo. Per cui parliamo tanto di umanizzazione, di qualità della vita, ma queste due espressioni fanno davvero riferimento a delle modalità comunicative. E davvero rendersi consapevoli che a volte
migliorando il nostro stile comunicativo, forse davvero prendiamo coscienza che è un cammino da compiere, un atto di volontà, perché una competenza comunicativa si raggiunge solo davvero coinvolgendosi attivamente, responsabilmente, è la capacità davvero di creare un clima relazionale attorno a noi. Perché non è solo il fatto di essere presenti, ma è il fatto di come siamo presenti, di come diciamo, di come ci proponiamo. E qui il bisogno di comunicare è proprio il la consegnarsi all'altro della nostra parola, è una parola che è senz'altro creatrice e oggi penso riparatrice di brecce. Quante volte la parola può davvero aiutare a ricucire, può aiutare a risanare delle situazioni, quanto con il nostro anche solo semplice assenso, un sì, parole molto semplici senza tanti discorsi, noi davvero possiamo arrivare a ricollegare gli altri e a ricollegarci. Per cui per fare questo è necessario una esperienza interiore, perché senza di questa e senza uno sguardo consapevole sulla realtà di che cosa parliamo, dove attingiamo. Per cui, perché le nostre parole vengono sempre dall'interno, se il suono dall'esterno entra dentro di me, per cui il silenzio può invadermi dall'esterno, la parola è sempre qualcosa che esce dall'interno, è sempre un suono che viene messo, è sempre qualcosa che viene portato al di fuori. Per cui creare per Dio è creare dal nulla, far esistere le cose. Per noi il creare questa parola può davvero essere il bene dire. Per cui c'è all'interno di alcuni studi sulla comunicazione alcune teorie teorizzate da Wittgenstein che dicono che il nostro parlare, il nostro dialogare crea degli atti linguistici. Noi quando parliamo, in fondo il linguaggio è una forma di vita che appartiene alla persona, come abbiamo detto, e noi quando parliamo, quando diciamo qualcosa, attuiamo dei giochi linguistici, perché e ci sono molti giochi linguistici, perché molti sono le situazioni e molti sono i contesti in cui ci troviamo a parlare. Per cui la persona, attraverso questi atti linguistici, attiva dei processi di comunicazione. Noi cerchiamo di farci comprendere e di comprendere gli altri. Per cui nel nostro dire noi rispondiamo a delle domande, forniamo delle informazioni, esplicitiamo, formuliamo auguri. Pensate a tutto quello che può essere il nostro dire. E dire concretizza le intenzioni che abbiamo nel nostro interno, riferito davvero a delle intenzioni. Per cui il nostro parlare produce sempre degli effetti. Cioè noi non possiamo pensare che il nostro dire non abbia una qualche incidenza sugli altri. Produce degli effetti sui sentimenti, sulle pensieri, sugli atti di chi ascolta, di chi parla. Pensate a come noi possiamo dare un comando, a come noi possiamo dire è tardi, a come noi possiamo esprimere una realtà interiore. Ci sono tre parolacce, che sono gli atti locutori, che sono quelli più semplici in cui noi diciamo qualcosa. In questo momento stiamo usando uno di questi atti, in fondo, del dire qualcosa. Poi ci sono gli atti delle opinioni, quando noi dicendo esprimiamo un pensiero, è come se sovrapponessimo una espressione. E poi ci sono gli atti perlocutori, che è quando nel dire qualcosa produciamo davvero degli effetti sugli altri. E questo atto davvero può essere seguito con il proposito, l'intenzione, lo scopo di produrlo effettivamente. Per cui è qui che si radica la capacità dell'uomo di parlare e di dire. Noi possiamo dire delle cose con l'intenzione di dirlo, perché vogliamo dire quella cosa e vogliamo che con le nostre parole si produca qualcosa, qualche effetto. Pensate anche alla realtà, tante volte in mezzo ai giovani, no? A come i ragazzi usano la parola.
o come non la usano, ma come davvero la nostra parola è carica sempre di questo significato, di questa intenzionalità, di questo proposito. Da qui vengono alcune conseguenze. A volte noi possiamo avere intenzione di produrre intenziamo, cioè diciamo un effetto, vogliamo produrre un effetto e questo non si produce. Oppure l'effetto proprodursi senza che noi lo abbiamo voluto. E a volte non si vorrebbero fare certi atti, dire certe parole, e però invece siamo costretti a dirlo. Guardate, prima Don Franco faceva l'esempio del treno, no? A volte davvero noi, quando siamo in gruppo, percepiamo come dobbiamo muoverci. Se qualcosa che possiamo dire, lo possiamo dire, o se non, è meglio tacere, è meglio rimandare, è meglio spostare la comunicazione. Oppure ci rendiamo conto che dobbiamo in qualche modo cambiare l'ottica, cambiare la prospettiva, andare incontro all'altro. Oppure in quel momento tacere, perché forse in quel momento la migliore parola è il silenzio. Per cui noi continuamente, senza accorgerci, nelle nostre giornate, nei nostri dialoghi, la nostra parola viene orientata, viene vissuta con questo che può essere davvero un gioco linguistico, un agire comunicativo. Perché? E questo ci fa dire che davvero nella comunicazione noi siamo dei soggetti attivi. Non possiamo toglierci dal cerchio della comunicazione, perché sennò davvero diciamo che non vogliamo comunicare. Ma è importante invece essere presenti, esserci dentro. E il processo comunicativo è senz'altro dinamico, interattivo, comporta continui riferimenti al contesto socioculturale. Per cui pensate a come davvero noi nella giornata siamo impegnati sì a dire parole, ma come nella nostra giornata 24 ore su 24, perché qualcuno parla anche di notte magari, possiamo davvero essere e siamo impegnati in un continuo processo di comunicazione che chiede il coinvolgimento, chiede la risposta, chiede la partecipazione. Però abbiamo detto che non sempre può essere così. La parola davvero, quando non c'è più questo significato forte dietro, questa intenzionalità di parlare, di capire, di entrare dentro al discorso, per cui di agire nella comunicazione, davvero sperimentiamo la fatica della parola, lo svuotamento della parola. Sentiamo che si riduce a cose, non so se capita anche a voi, parole di convenienza, parole che vengono dette tanto per dire, parole che possono essere pronunciate davvero senza intenzionalità. E qui, se davvero smaliamo questa dimensione simbolica della parola, davvero come riusciamo a mettere in collegamento ciò che viviamo dentro con quello che vogliamo dire al di fuori, con quello che vogliamo esprimere, con un giudizio, con la meraviglia, con lo stupore che vogliamo portare e offrire agli altri. E allora oggi una delle fatiche della parola è senz'altro la fuga nella banalità. La parola viene banalizzata. Una parola che diventa menzogna, inganno. Il dire con affermazione per affermare quello che non è vero. Pensate anche a tanti fatti che sentiamo o che ascoltiamo. Si usano parole a doppi sensi, che creano delle attese illusorie, generano false speranze, usi impropri, timori. Questa è anche un po' la logica della pubblicità. Oppure c'è chi vuole dire tutto, chi ha una parola su tutto, chi incanta gli altri, ma poi stringi, no? È quando davvero si svuota la parola del suo significato, del suo senso profondo. Vi dicevo prima che oggi c'è anche una parola che viaggia sulla rete e il Papa nel suo discorso lo accenna, no? Dice che davvero ci sono in rete una
bombardamento di parole. Tante volte noi nella rete oggi abbiamo molte risposte, perché se guardate su Google e create, date una parola, 2 secondi, milioni di risultati. Però tante volte noi non abbiamo la risposta a quello che stiamo cercando. Oppure dobbiamo davvero avere una capacità di selezionare per andare avanti. E il Papa davvero si interroga riguardo a questo bombardamento di parole che viene dato come risposta prima che l'uomo si ponga delle domande, ma anche che le rivolga a qualcun altro. E allora il Papa ci invita davvero a fare questo cambio di prospettiva. Ci sono molte risposte a domande che forse l'uomo non si pone. E allora il compito è di quello di portare alla luce queste domande, proprio perché abbiamo delle risposte vere, per cercare conferma e dare risposta a quello che noi siamo. E allora in rete davvero ci possono essere bisogni profondi che vengono soddisfatti. In fondo la rete risponde a un antico bisogno di comunicare, un comunicare sempre e dovunque. E non è una comunicazione virtuale, nel senso del non reale, perché oramai la rete è un luogo antropologico, dove le persone ci sono, ci stanno, dove le persone vivono, dove le persone dialogano, dove le persone interagiscono. E in rete la parola è senz'altro un testo digitale aperto, ecco, noi possiamo continuamente modificare. Pensate a Twitter, Facebook, a Wikipedia o i vari ambienti wiki, dove noi possiamo davvero interagire. Però si amplificano senz'altro queste modalità di intervenire, di produrre testi. E allora si parla di uno scritto parlato, perché in rete, è vero, abbiamo la webcam, abbiamo possibilità di interagire con l'audio, ma la parola è senz'altro scritta, ma questo scritto è senz'altro uno scritto parlato, uno scritto che mantiene e che ha delle caratteristiche della scrittura, ma nello stesso tempo dell'oralità. Per cui il fatto che quando sono in rete io percepisco l'altro presente, il fatto che in quel momento c'è l'altro e l'idea che l'altro sia di là, quasi ad ascoltarmi, e il fatto che io posso produrre insieme un testo, davvero tende a dire che davvero in rete c'è una certa dialogicità e si stabilisce un grado di dialogo. Però dentro a questo spazio composito immersivo, uno studio che è stato fatto, senz'altro ne avrete sentito parlare, dall'Università Cattolica, commissionata dall'Ufficio Nazionale per la Comunicazione 2 anni fa con testimoni digitali, era stato chiesto, no, di vedere come si stabilivano le relazioni. E la risposta è arrivata immediata. Senz'altro in rete la parola è usata più per essere con che per parlare di qualcosa. È una parola che si rivolge più alla chiacchiera, a creare un contatto, più che a una parola dono, che a una condivisione. E se è vero che spesso non si comunica nulla, però si comunica per comunicare. Pensate, se frequentate Facebook, provate a vedere o a riandare a certi messaggi che vengono postati, no? E i rischi sono evidenti in questa realtà. La banalità, la superficialità, una povertà di linguaggio, di contenuti e il fatto di non essere comunque attenti e di non creare disarmonia e disattenzione, di creare un quieto vivere, un stare bene come se dovessimo trovarci attorno al fuoco, ma non rompere la quiete, non rompere l'attenzione che c'è attorno a me. Vado veloce. La parola è un evento che accade e la parola giusta per me oggi, questo dell'accadere della parola, è che viviamo davvero in un villaggio globale, però dove davvero le parole dovrebbero aiutare per portare all'emersione delle persone, ma che non sempre è così. Per cui la parola nel nostro significare, nel nostro parlare, possiamo avere questo compito
Il Papa parla anche di cammino, di evangelizzazione. In fondo l'evangelizzazione è anche davvero un ridare la parola, un ridare la dignità, un ridare consistenza alla persona. E allora la parola davvero si fa restituzione e si fa davvero farsi voce, farsi parola. Per cui il Don Bosco diceva che oggi dobbiamo far conoscere il bene che si fa. Per cui pensate a tutte quelle che possono essere iniziative di stampa alternativa, di possibilità di dialogare e di poter parlare, denunciare, far comprendere, portare all'evidenza delle persone che ci sono delle realtà che hanno bisogno di ottenere parola e di ottenere visibilità. E questo si realizza molto nella rete. Però che davvero la rete ha creato questa emersione dal basso, questa democrazia, ha fatto davvero emergere temi che se altrimenti non sarebbero potuti o non potevano, se non con fatica, venire in evidenza. Pensate a tutti i vari movimenti degli indignati di questi anni, ma a tutte anche le altre realtà. Oggi a Madrid so che c'è un'altra grande manifestazione. Il fatto è che questi movimenti non si sa come sarà il futuro, è ancora tutto un fenomeno da studiare, però quello che è interessante è che mettono in comunicazione la parola che ci scambiamo così nel gruppo con quella che è la parola che c'è nella rete, per cui è un andata e ritorno tra la rete e la realtà. Questo l'abbiamo già detto velocemente. Volevo concludere con alcune piste che potevano essere poi di dialogo, le ritrovate poi anche nello schema che vi dico, che vi darò. Forse pensando a noi giovani e meno giovani salesiani e figli di Maria Ausiliatrice, davvero prima Don Filiberto ci ricordava che il nostro orizzonte è senz'altro la missione. Forse voi, giovani, siete più vicini al mondo dei giovani. Noi dobbiamo arrancare, no? E per cui le dinamiche che abbiamo visto sulla parola, questo significato, questo davvero dare consistenza alle nostre parole, forse voi le trovate anche riferite ai giovani. Per cui queste piste di indicazione possono essere riferite per noi, ma penso possano essere anche allargate come visuale alle nostre comunità e ai ragazzi, ai giovani che incontriamo. Dobbiamo educarci a un silenzio se vogliamo parlare. Dobbiamo ritrovare la parola dono e non la chiacchiera. Dobbiamo abitare in un'interiorità profonda per ritrovare davvero la potenza educativa della parola e per ritrovare il volto dell'altro, la relazione. Quante volte quando noi parliamo ci accorgiamo che l'altro non è lì e non riusciamo a intercettare il volto, a intercettare lo sguardo. Senz'altro dobbiamo abilitarci ad una qualità relazionale e comunicativa, perché una relazione dice lo stile di rapporto con l'altro ed è una relazione, una comunicazione che non alza barricate, che riflette con pazienza, che unisce i fili, che cerca di mediare. È una comunicazione che dovrebbe riprendere a narrare, a ritrovare il tempo di incontrarci e raccontarci le cose, il vissuto. Perché uno studio dice che se un ragazzo nel 1976 aveva in bocca 1400 vocaboli, oggi ne ha solo 600. Però quale con 600 parole, come dire quello che abbiamo dentro, se il nostro vissuto è così profondo, come portarlo all'esterno? Come trovare il canale? E quindi pensate a quante volte i ragazzi non dicono e bisogna cavargli le parole. Andare oltre la modalità, la banalità e la mediocrità della nostra parola. Anche soprattutto pensando alle parole urlate che sentiamo nell'informazione, alle parole banalizzate. E poi dobbiamo essere testimoni della parola, perché siamo abitati dalla parola e non c'è annuncio se non c'è prima una dimora. Per cui dobbiamo ritornare a quel silenzio.
E nella mia riflessione mi sono incontrata come prima in questa frase di Walter Ong in un libro del 1975, dopo qualcuno di noi non era nato a quell'età o qualcuno era appena nato. E Walter Ong diceva questo: occupandosi di parole, l'uomo si è sempre trovato profondamente coinvolto in domande sul tempo, sull'eternità, sulla sua stessa identità. Pensate davvero a questo rapporto con le parole che noi abbiamo, al significato, all'introspezione, alla ricerca che possiamo fare con le parole su noi stessi, sul tempo, sull'eternità. E la povertà linguistica è una cosa pericolosa. Per cui davvero penso che in un tempo che è sovraccarico di parole, noi davvero dovremmo arrivare a questa capacità linguistica, a questo agire comunicativo con la nostra parola, una parola che davvero non ci faccia perdere il contatto col passato, ci faccia vivere nel presente e ci proietti verso un futuro, perché davvero la nostra parola possa essere comunione, possa essere azione, possa essere davvero felicità per noi e per gli altri. E allora grazie di questo ascolto e questo.